Salve! Balasso, che camicia assurda! Tira fuori l'ukulele, comincia a cantare l'hula hop! Va bene, siete simpatici, grazie, ma basta, avete rotto il cazzo con sta camicia. Vi devo far vedere una cosa. Cos'è questa? È una sacca di socialismo reale. Qualche anno fa qualcuno si è inventato questa espressione e al bar, per riflesso condizionato, la usava chiunque. Bastava che tu dicessi: bisognerebbe che il comune pagasse il pulmino dei bambini della scuola. No, no! È una sacca di socialismo reale, va eliminata! Si usava questa espressione per condannare qualunque cosa avesse a che fare con l'empatia umana. Bastava dire la parola welfare. Ah! È una sacca di socialismo reale. Usiamo termini che non conosciamo bene, però. Per esempio, al bar di recente uno mi dice: oh, questa è una persona seria perché è un ultracattolico? Eh? Ah, mi sono domandato: chi sono gli ultracattolici? Sono quelli che fanno alleluia, alleluia, oh, alleluia, alleo. Chi è l'ultracattolico? A scuola non ci hanno insegnato a capire quel cazzo che noi stiamo dicendo. Una parola che va tanto di moda adesso è meritocrazia. E se ne parla come di una parola buona. Meritocrazia è una bruttissima parola, significa che il merito comanda, comanda il merito. Allora, perché è sbagliata la parola? Perché governare non è un merito, è una responsabilità. Fare il primario d'ospedale non è che te lo meriti, ti assumi una responsabilità perché hai le capacità per farlo. Perché attenzione a dire che il primario d'ospedale si merita di avere una bella casa e una macchina grande, equivale a dire che chi non riesce a fare il primario d'ospedale si merita di fare una vita di merda. Buona visione. Questo video è offerto da Fat Fon Mammut, Delusionist Edition. Marco Boia il nome! Tirate su da quel letto perché ara che... Iuro! Iuro che te copo, Non eh! sta a parlare in dialetto ragazzino che dopo a scuola dice tutto insembrato, che parla in fagiolato e nessuno lo capisce. Se in classe sua non lo capiscono perché sono tutti negri. Marco Boia il nome! Tirate su da quel letto! Uffa! Oh, sono papà! Oh, sono papà, brutto insemenito di un insipià marmellotto can. Io alla tua età mi alzavo tutte le mattine alle 5. Sì, ma non venivo mica io a svegliarti, romperti le balle. Morri! Basta! Vado in cantiere se no lo copo e oggi all'incontro con i professori ci vado io. Maria Vergine! Scuola media parificata integrata Madonna Santa. No, signora, non è una scuola cattolica, Madonna la cantante. No, non è privata, siamo parificati parzialmente privati, praticamente una scuola pubblica. Sì, certo, nel sito trovate tutti i costi alla pagina trasparenza. Buongiorno, professore. Buongiorno, signor Martuffi? Margutti. Margutti, giusto, come il motorino. No, impresario edile. Motorini Margutti, mai sentito. Vabbè, ma chi se ne frega, giusto? Ha già parlato con gli altri professori? Sì, ma voglio un secondo parere, la sua materia è più importante. Dunque, signor, ma la... Margutti! Certo, riassumendo e parlando molto in soldoni, ecco, io penso si possa a buon diritto affermare che suo figlio è una clamorosa testa di cazzo. Prego. Sì, ma mica una testa di cazzo qualsiasi, eh? Direi una maestosa testa di cazzo. Io credo di poter dire senza tema di smentita che in quanto a testa di cazzitudine suo figlio non teme rivali. Ma lei sta parlando di... Margutti Marco, detto Dumbo. Dumbo. Intendiamoci, non è che gli altri siano dei fulmini di guerra, eh? Non stiamo parlando di una classe al top cerebrale, diciamo che in questa classe Einstein sarebbe morto soffocato dal suo stesso vomito. Einstein! Per dire. Ecco, ma in questa sorta di ritrovo per ritardati, suo figlio ha quell'attimo di ritardo in più che fa la differenza? Lo sa che potrebbe essere denunciato per queste offese? Lo so che oggi dire a un cretino che è un cretino è passibile di denuncia, ma io se fossi in lei...
non mi esporrei tanto. In che senso? Oh, dico, dopo che sua moglie è scappata con l'antennista... Non le permetto di parlare della mia vita privata! Ne parla suo figlio, nei suoi temi, scrive di merda, ma è un grande osservatore. Ma lei crede che perché il professore si può permettere... lo so che non mi posso permettere un cazzo, che devo stare attento ai miei giudizi perché poi gli studenti mettono il voto a me. In un malinteso senso della democrazia bisogna temere i voti degli studenti e delle famiglie, la ritorsione dietro l'angolo, questa non è più scuola, è TripAdvisor. Senta, io non ho tempo di star qua a ascoltare i suoi proloqui. E invece io l'ho trovato il tempo di venire qua a parlare del cervello sottovuoto che avete generato. Eh? Ma dico, ma voi che ce l'avete in casa non vi siete mai accorti del deprimente livello cognitivo, della scarsa capacità di comunicare, della totale inettitudine che ha la piccola merda che avete messo al mondo a mettere insieme due parole di fila? Eccoli, i professori, sempre a dar la colpa alle famiglie, eh? Ah, le colpe non esistono. Ma il DNA non è un'opinione. Per quanto non sia remota la possibilità di una paternità ignota. Prego? No, dico, vista la sportività della madre, io due domande su Dumbo me le farei. Ma cosa sta dicendo? E lei cosa fa nella vita? A parte le parole crociate, facilitate, voglio dire. Guido! Guido! Eh? Guido! T'ho svegliato, stavi dormendo. Ma no, ma che dormendo? Ascolta, poi ci sono andato, eh? Dove? In gioielleria, sai, per l'anniversario di mia moglie. Uh-huh. Sai, mentre ero lì, pensavo, sto regalando un anello unico a mia moglie, una cosa che sarà solo sua. E dopo ho pensato, ma in questo stesso momento, migliaia, se non milioni di anelli più o meno identici sono regalati per motivi più o meno identici. Non si può essere più o meno identici. Che cazzo vuol dire? O si è identici o non lo si è. Si può essere più o meno simili. Stai scherzando? Comunque stiamo parlando di massificazione del sentimento. Ci si commuove per le stesse canzoni di merda, si ride per le stesse battute di merda, più o meno simili. Io dico che da una parte c'è la fame e dall'altra c'è McDonald's. Non puoi morire di fame solo perché non vuoi massificarti. Ma poi l'hai preso l'anello? No, l'ho portata da McDonald's. Figata? Che ora è? Quasi le tre. Ma cos'hai? Mi sembri stanco? No, è che devo parlare con questo Malaguti e non l'ho mai visto. Marguti, il padre di Dumbo? Quello bisogna tenerselo buono, eh? Ci finanzia la palestra! Lo so, ma suo figlio... Io non so proprio cosa dirgli per tenermelo buono. Una volta si diceva, è intelligente ma non si applica! No, lui per applicarsi si applica, è che non capisce un cazzo. Lo sai qual è il problema? Che voi che lavorate con l'intelligenza ne fate una questione morale. Chi non è intelligente si deve sentire in colpa. E questa è la grande cazzata. Non è così. E lo sport invece non è così. Chi vince non ha una superiorità morale. È solo più bravo. Se vinci ridi, se perdi piangi. Reazioni semplici. Miss Italia è il contrario però. In che senso? Quella che vince piange, quella che perde ride. Ma qui siamo di fronte a uno dei più grandi misteri dell'esistenza. Quale? La figa! Mistero che tu risolvi portando tua moglie da McDonald's. 7,50 € e passa la paura? Oh, mi raccomando con Marguti, eh? Solo cose positive. La nostra nuova palestra dipende da te. Giudizi semplici e positivi, mi raccomando. Facile per te. Insegni ginnastica. Professore? Sì? È lei che insegna a mio figlio? Sì. Marguti, piacere. Bene, immagino che lei voglia sapere di suo figlio. Ah, volevo sapere come vanno le azioni Huawei. Prego? Ovvio che voglio sapere di mio figlio, Mona. Anche se, diciamolo pure, sono tutte stronzate, eh? Mio figlio, venerdì, al provino col Milan, eh? E noi stiamo qua a parlare di stronzate tipo la scuola. Nel frattempo, Cristiano Ronaldo in 10 secondi prende 2.000 euro. Ah, però. È così. Notevole. Ad esempio, da quando gliel'ho detto, ne ha presi altri 2.000. Mentre parlavamo. Sì, e noi stiamo qua a perdere tempo, eh? Ale, altri 1.000, eh? In pochi secondi. E se continuiamo a parlare ancora un po', ale, 2.000 euro netti. Se smettiamo di parlare, vai in miseria. No, anche senza parlare.
Basta che passano 10 secondi. Immagino, era solo... Ale, altri 2000, eh? Poi danno 100.000 euro ai poveri e li chiamano benefattori, eh? Dunque... E noi stiamo qua a parlare di geografia, eh? No, lettere. Eh? Io insegno lettere. Lettere? Vorrà dire mail? Mail! Bene. L'ha capita, eh? Credo di sì. Mail! Era facile, eh? Altri 5.000 Cristiano Ronaldo! Non lascia indietro niente? È un cazzo di fenomeno! Ma viene pagato proprio ogni 10 secondi o fanno tutto un bonifico alla fine? Il calcio è come l'edilizia, il più è il nero. Comunque non c'è niente da fare. Se sai fare una roba che nessun altro al mondo fa... Tipo il mostro di Milwaukee. E che squadra gioca? No, non gioca. È solo uno che smembrava le sue vittime, le cucinava e se le mangiava. Immagino fosse uno dei pochi al mondo a farlo. Che stomaco! Ma mi dica di mio figlio, eh? Marco. Marco, sì, non ne ho altri, eh? E ora Marco, dunque, ottimo. Grande. Veramente. Un grande Marco. Davvero? Certo, ha un grande senso del dribbling, fiuto del gol, ottima visione di gioco, è uno che si sacrifica per la squadra, per me è ok. Ma lei non insegnava lettere? Lettere, sì, ma a scuola non lo vedo mai. Lo vedo spesso al campetto, però. Una grande promessa calcistica? Ecco qua. Cosa succede? Ronaldo ha preso altri 12.000 euro e noi continuiamo a dire stronzate. Vado in cantiere. Il fatto è... che dovremmo smetterla di cadere in questo riflesso condizionato di considerarci più intelligenti delle generazioni più giovani. Noi alla loro età compravamo i jeans nuovi, li passavamo con la carta vetrata perché sembrassero vecchi. Sì, ma loro li comprano già strappati? Anche le loro mamme lo fanno. Altro che, prendi per esempio la mamma di Penzo. Bella figa, veramente. Lei ha sempre sti jeans strappati, che sembra che è appena uscita da un combattimento con una tigre dai denti a sciabola. Sì, ma una bestia speciale però. Non gli interessa uccidere, quello che gli interessa è sgranfignare i jeans. Infatti la mamma di Penzo non ha neanche un graffio. Bella, sana, che figa. Adesso andiamoci piano con questi commenti sessisti. È il sesso che è sessista. Se a una festa una donna non parla con me, ma parla con uno dal quale le piacerebbe farsi fottere, quella donna è sessista? Qua o applichiamo la logica o non l'applichiamo. Il genere umano ha sempre fatto uno scarso uso della logica, ma ti rendi conto che noi da piccoli eravamo convinti che parapapapapapà facesse parte dell'inno nazionale? Eravamo convinti che Mameli si fosse chiesto cosa posso aggiungere per imprimere più ritmo. Ah, ecco, ci sono. Aggiungo parapapapapapà. Ma lo sai che noi alla fine dell'inno cantavamo sì, no? Cos'è? Cantavamo stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò sì, no! Non eravate del tutto pronti alla morte? È l'indecisione dell'eroe. Adesso se chiedi a uno di sti ragazzi cos'è l'inno nazionale, crede che sia l'inno della nazionale di calcio. Lo vedi? Che anche tu ti senti superiore ai giovani? Non è che cambiano i tempi, è che i tempi cambiano noi! La nazione non si è istupidita, siamo sempre stati stupidi dentro, solo che qualcuno riesce a tenere il segreto, qualcuno no. Poi, a un certo punto c'è come una necessità di coglionaggine che prende il sopravvento. La mancanza totale di logica nei discorsi che sento. Fare pistolotti sulla libertà di vaccinare i bambini e poi rompere il cazzo per i sandali coi calzini, scagliarsi contro l'irrazionalità religiosa e discutere per ore di toro, sagittario, acquario, ficcare nel culo dell'uditorio la pigna della centralità della famiglia e poi separare i genitori dai bambini dei profughi. Ma allora... tutta quella retorica di gattini e marmocchi sulle pagine social, tutta quella caterva di buoni sentimenti, dov'è finita? Cos'è? Hanno esaurito il credito. Ascolta, ma è vero che vuoi bocciare Margutti? Ma tu sei pazzo, eh? Se bocci Margutti ti tolgo il saluto, eh? Guarda che sono 6 anni che aspetto la palestra nuova.
Non è questione di palestra, è questione che Margutti deve ripetere l'anno, deve mettersi seriamente a lavorare su se stesso e non si merita di andare avanti, non sarebbe giusto nei confronti degli altri. Sì, adesso voglio vedere se parlerai così, quando il padre farà ricorso al TAR, il preside ti licenzierà e tu ti troverai in mezzo a una strada. Affronterò le conseguenze. Sei un coglione? No, sono un uomo libero e non mi piego al denaro degli altri. Sono un uomo che crede nel pensiero, nella coltivazione del talento, in una società dove si insegna il merito, la responsabilità per un vivere comune, dove non c'è libertà se non c'è giustizia. Sono un uomo... Ah però, la mamma di Penzo! Come mai l'hai salvata con quella foto lì? Pronto? Esce in automatico la foto del social. Ah. Sì, scusa un attimo. Te ne devi andare. Scusa? Pronto, Claudia. Come va? Beh, certo che me lo sono ricordato. E c'è da chiedere. Tuo figlio è promosso. Sì, però mi raccomando, quest'estate fallo leggere, No, guarda che è una cosa seria, amore, guarda che il ragazzo ha seri problemi di comprensione delle cose elementari, È importante, amore. Senti, allora ci vediamo alla riunione? Ah, come no? È tornato tuo marito? Ma non doveva tornare lunedì? Va bene, allora mi chiami tu. Ciao tesoro. Pronto, scuola parificata, rettificata, Madonna Santa. Pronto, siamo un gruppo islamico tipo ISIS. Avete finito di bere champagne sotto Ramadan? Volevamo avvisarvi che c'è una bomba nella scuola. Se non mi date subito la password del registro elettronico, la faremo esplodere. Sì, attendo. Io, Margutti Marco, grazie. Porca puttana, forse non dovevo dire come mi chiamo, ma vaffanculo.